l'attrezzatura per il mio zaino delle live. E si muove da sola la videocamera, ok? Deciso di fermarsi. Per le live, per l'attrezzatura delle live fuori, in giro ho speso tanto. Forse più di 3.000 euro, 4.000, non lo so. Anche perché i pezzi si rompono, per il fatto che li trasporto. Però è ovvio che non ero, mi sono adattato ad essere uno streamer da casa, un desktop Andy, come si dice in gergo. E però vedo che sta andando bene. Più che altro, una cosa che dovete sapere, che più o meno la metà dei guadagni quando esco di casa, quando faccio le streaming in giro, vanno nella streaming stessa. Nel senso, gli hotel, il viaggio, la benzina, o i costi del treno, o i costi del cibo, tutto quanto. Mi devo fare la barba? Sì, dai, non rompetemi i coglioni. Ho le calze bucate? Sì, dai, ok, anch'io sto in casa da un mese e passa. Sentite, lasciatemi un po' a lasciare andare. Mi sto lasciando andare. Mi sto lasciando andare. Sentite, non siete gli unici che stanno sul divano. Anche io sto morente qua in casa, facendo ovviamente palestra, perché è la cosa migliore, però anche io sto morente in casa. Enke, mi senti? Ma non è che hai le calze bucate, intorno a un buco hai delle calze, cioè il tallone è tutto fuori. Senti, scusami, è tu che fai smart walking, ok? Fai Smart smart walking, walking e sì. tu ti vesti bene dalla vita in su, anche, cioè. Se io sto così e sto in giacca e cravatta, nessuno mi vede il sotto, però io sono una persona coerente, limpida, che mi fa vedere tutto, per cui mi alzo Sì, e ma cambio un conto è lettura per vestirsi, attimo. Cosa? come dire, vestirsi comodamente, un conto è essere dei barboni. Ma tu sei un barbone, senti che hai tutto il naso tappato dalle allergie, dal raffreddore. Un po' di allergia, un po' di tosse, sì, ma ho capito, ma quello che succede dentro di me non lo posso controllare, ma fuori da me sì. E scusami, tu come sei vestito? Allora, al momento indosso pantaloni non sborrati perché li ho cambiati di recente. T-shirt pulita e felpa, quella dei Clash. Capelli, devo dire, lievemente unti, però Io mi perché li sono ho fatto la lavati doccia, devo dire che indosso una felpa industrie ecologiche, questo è solo per chi è ovviamente di Roma Nord, oggi. Ah, ce la conosce. modifica, abbiamo. Grazie, sorry man, per 5 mesi. Sotto la felpa niente, perché ovviamente inizia a fare primavera. Jeans, Levi's. Ma infatti non sei male, è solo la C'è qualcuno calza sul che la calza balcone mi lascia un SK po' Calza il male. raso. SK3, SK Andrea e Hank, potete salutare il mio Io. amico Simone. Grazie Edoardo, non saluteremo nessuno. Scusami Edoardo. Non c'è nessuno sul terrazzo? No, Edoardo, scusami, non è l'ironia che piace a me. Va bene. Calze e vaso, comunque, non ho capito. Dai, lascia stare Parking delle Edoardo. Grazie droghe. Jess. Grazie comunque Edoardone. Calze in raso. Ah, in raso, ho capito, dai vaso, perché in effetti. Comunque, Ma va bene. scusami, eh. Ma allora toppatele con dello Guarda scotch. qua, guarda qua. E dici che lo stile non va a pile. se la tiri su così che sta su, va bene. Hai vinto, almeno, Senti, ora mi hai 12. rotto i coglioni, Cambiati almeno quella. Tienitene una, ma l'altra cambia quella bucata. Boh, rovinata la stream. Tornerà tra mezz'ora con delle calze nuove. no, ti voglio far vedere che ho solo calze di qualità io. Belle, va bene. Non mi sembrano neanche bucate. Ma non è colpa mia se a casa mia i vetri per terra, per cui mi si squarciano le calze, scusami, eh. Hai i vetri per terra? Bah, Sì, dai, cosa? Devi sapere che io pulisco solo le zone dove vivo la casa, le zone dell'altra, grazie Ciao, Lois. Omi, tutto bene?
LOL.